Vai, vai. Buonasera, sono Sandro. Da poco mi sto diciamo facendo l'esperienza del teatro, mettendomi in gioco, e da allora presenterò un pezzo di un monologo di Novecento, uno spettacolo che già Massimo Le Rose come regista ha fatto un libero adattamento, e l'abbiamo fatto il 16 giugno al teatro della chiesa della chiesa di San Domenico Savio. L'abbiamo ripetuto il 9 settembre alla terrazza del Belvedere di Arcina, e lo ripeteremo alle ore 18 di sabato 2 dicembre al centro storico, ex sala del giudice di pace nel sotterraneo. Poi un'altra parte è un pochetto più leggera, ed è uno spettacolo che andrà in onda sempre con prenotazione alla chiesa di San Domenico Savio il 22 dicembre, in cui sempre il regista Massimo Le Rose ci sarà un tele per Natale il 22 dicembre, un telegiornale satirico e una commedia. E lui ha scritto appositamente per me un pezzo di presentatore smemorato di 74 anni. Il mare si è svegliato, il mare ha deragliato. Scoppia l'acqua contro il cielo, scoppia, sciacqua, stacca al vento nubi e stelle, furibondo, si scatena fino a quando non si sa, dura un giorno, finirà. Mamma, questo non me l'avevi detto, mamma, ninna nanna, ti culla il mare, ti culla un corno, furibondo tutto intorno. Schiuma e strazio, pazzo il mare, fino a dove vuoi vedere, solo nero, e muri neri, e muri neri, e muti tutti ad aspettare che la smetta e naufragare. Questo, mamma, non lo voglio fare, voglio l'acqua che riposa, che si spezza, ferma questi muri assurdi, d'acqua giù a franare, e sto rumore, rivoglio l'acqua che sapevi tu, rivoglio il mare, silenzio, luci, e pesci volanti, sopravvolati, primo ghiaccio, prima burrasca, e schifo, neanche avevo ben capito com'era il giro che mi becca una delle burrasche più micidiali nella storia del Virginia. In piena notte si è arrabbiato e ha dato il giro al tavolo, oceano. Sembrava non finisse più. Ma uno che su una nave suona la tromba, non è che quando arriva possa fare un granché. Può giusto evitare di suonare la tromba, tanto per non complicare le cose, e starsene buono nella sua cuccetta. Però io non ci resistevo là dentro. Mai un bel distrarsi, ma poi giurarci prima o poi ti arriva dritta nel cervello quella frase. Ha fatto la fine del topo. Io non volevo fare la fine del topo. E quindi me ne andai fuori da quella cabina e mi misi a vagare. Mica sapevo dove andare. C'ero da 4 giorni su quella nave. Era già qualcosa se trovavo la strada per i gabinetti. Sono piccole città galleggianti quelle. Davvero, insomma, è chiaro, sbattendo da tutte le parti e prendendo corridoi a casaccio come veniva, alla fine mi persi. Era fatta, definitivamente fottuto. Fu a quel punto che arrivò uno, tutto vestito di camice, in scuro. Camminava tranquillo, mica con l'aria di essersi perso. Sembrava non sentire nemmeno le onde, come se passeggiasse sul lungomare di Nizza.
ed era 900. Più vicino al microfono cortesemente, se no è inutile che ci sta il microfono. Se puoi alzare l'asta agendo su quella manopola, esatto. Grazie, no troppo. Musica, credo. Signore e signori, non ricordo più come continua. Guardate che io una volta ero un presentatore, ero un bravo presentatore, lavoravo alla radio, tempi eroici, poi è arrivata la televisione, lì potevano anche vedermi. Che soddisfazione! Certo, ora c'è qualche anno in più, c'è qualche chilo in più, c'è qualche ruga e qualche capello in meno. Signore e signori, non ricordo come continua. Guardate che io una volta ero un presentatore, ero un bravo presentatore. Poi ho cominciato a dimenticare qualche parola. Roba da poco, il nome di un cantante, il titolo di un film, ma all'inizio l'incipit di una trasmissione è troppo importante per dimenticarselo. Signore e signori, e così mi hanno fatto fuori. Largo e giovani, dicevano, per carità, giustissimo, ma anche noi anziani abbiamo il diritto di esistere. Poi è arrivato lui. Ma come? Ci siete dentro tutti, fino al collo. Lui, il teatro. Il teatro è di tutti e per tutti. Non bada agli anni, ai chili, alle rughe, ai capelli. Ma le parole sì. E al teatro le parole sono fondamentali. Ed è qui che scatta la magia. Ed è qui che mi ritorna tutto. E allora, signore e signori, sta per cominciare Natale a Terracina. Buona visione a tutti. Terminato?